della macchina, l'errore di Roxana Matto. Richard ZS difende la posizione interna da Riboi, dalla seconda numero 5, Roxana Matto, squalificato. Al largo Rebus si ritrae Ramiro Rop. 200 metri iniziali in 14.4, per i quali si è installato al comando Richard ZS. Nei confronti di Riboi e Rodney Norfro rimane scoperto Rebus. Accenna a spostare dalla scia del leader Riboi. Numero 6, Ramiro Rob, squalificato. Per ora la squalifica coglie Ramiro Rob. Si va sulla seconda piegata con lo schema che è mutato per la mossa esterna a parte di Riboi. I 600 nell'ordine del 46, si viene davanti alle tribune con Richard ZS in vantaggio, ora con Riboi al largo, poi la coppia composta da Rodney Norfro e Rebus. A contatto c'è Rupert Slide SM, più arretrati Randy Scatter, toccata all'inseguimento Riva, ok. 1 e mezzo di 800 metri iniziali, si va verso il completamento del chilometro. Pariglia alle spalle del battistrada Richard ZS, che arriva ai 1000 di gara in 1:16.3, mantiene una di margine nei confronti di Rodney Norfro alle sue spalle, e se mosse seguite da Rupert Slide SM, fatica a tenere contatto con i primi. Rebus a metà della dritta di fronte, dove il ritmo va implementando la dritta opposta in 14.8 in accelerazione per Richard ZS, che mette in difficoltà Riboi. Alle sue spalle c'è sempre Rodney Norfro, cerca di sfidare dentro anche Rupert Slide SM. A 300 metri dal termine, in vantaggio Richard ZS, dalla sua scia sposta Rodney Norfro, che cerca l'aggancio all'ingresso dell'addirittura a 150 per venire a casa con Richard ZS, che ha tre quarti di margine nei confronti di Rodney Norfro. Poi Rupert Slide SM, Rodney Norfro che rimonta, Richard ZS sul palo, stampa di precisione al terzo, ha puntato Rupert Slide SM avanti a Rebus e Riboi. 2-2, un filo abbondante in totale. Il successo per Rodney Norfro, il numero 7 Roberto Scopo, il 3 di Pasquale Esposito, i colori dello stesso Roberto Scopo.